Iniziano oggi una serie di trasmissioni della Cooperativa Agricola di Legnaia, trasmissioni che avranno il titolo Coltivare Insieme e che sono dedicate all'agricoltura, al giardinaggio, all'ambiente, alla vita all'aria aperta. Sono dedicate in realtà a tutti gli appassionati di vita all'aria aperta e di agricoltura e di giardinaggio. Trasmissioni che parleranno di stagionalità delle produzioni. Noi porteremo i nostri telespettatori nelle aziende agricole della Toscana e faremo vedere che cosa si coltiva in quel momento, che cosa si raccoglie, com'è lo stato dell'arte dell'agricoltura toscana. Partiranno oggi e termineranno poi alla fine dell'anno. Avremo così una panoramica completa delle eccellenze toscane. Oggi siamo nella serra della Legnaia Vivai, nell'azienda produttiva di questa azienda agricola della Cooperativa di Legnaia. Ma perché cominciamo da qui? Cominciamo da qui perché in questo momento possiamo vedere come stanno crescendo le piantine che poi saranno trapiantate nelle prossime settimane e che daranno i propri frutti nella primavera e nell'estate di quest'anno. Siamo, per dir la verità, anche in mezzo ai fiori, le panselle viole del pensiero che ci ricordano tanto la viola, la fiorentina, che in questi giorni forse è anche un po' appassita, sono a fine ciclo. Adesso le vediamo, ci hanno accompagnato per tutto l'anno e in questo momento stanno quasi per finire. Siamo in compagnia del dottor Guido Monaci, responsabile del centro di produzione della Legnaia Vivai, qui a Sollicciano, a Firenze, nel centro agrocommerciale della Cooperativa Agricola di Legnaia. Il centro che produce le piantine che poi andranno ad essere coltivate in tante aziende agricole della Toscana, di Firenze ovviamente, dei soci della Cooperativa Agricola di Legnaia. In questo momento le piantine coltivate sono soprattutto pomodori, sono zucchine, sono cetrioli, abbiamo visto anche prima le viole del pensiero. E in quella campata lì, insieme alle viole del pensiero, ci sono anche tutte le lattughe che poi saranno trapiantate nelle prossime settimane. Tra l'altro, questa è una serra che abbiamo inaugurato da pochissimi giorni, da alcune settimane, alla presenza anche delle autorità cittadine, ed è una delle serre più moderne che ci sia in provincia di Firenze, perché completamente automatizzata e tra l'altro attenta anche all'impatto ambientale e all'ambiente, perché per irrigare, come ci dirà poi il dottor Monaci, utilizziamo acqua piovana che è raccolta in alcune cisterne che abbiamo appositamente interrato al momento della costruzione. Ma adesso sentiamo il dottor Monaci, che cosa ci racconta di queste meravigliose piantine di pomodoro che saranno trapiantate davvero a breve. Queste piantine di pomodoro sono in realtà in consegna già per questa settimana. Se noi ne togliessimo una dal proprio alveolo, vedremmo che l'apparato radicale ha completamente utilizzato lo spazio a sua disposizione. Lo stelo e l'apparato fogliare sono completi e pronti per il trapianto. Ecco, dottor Monaci, e quali sono le varietà, quindi le tipologie che vengono trapiantate in questo momento e che si adattano di più al mercato fiorentino? Ma diciamo, uno delle varietà maggiormente utilizzate, ovviamente il pomodoro fiorentino, il pomodoro riccio fiorentino, però diciamo ci sono anche altre varietà. Questa per esempio è una selezione di un pomodoro che si chiama Ponderosa, molto apprezzato, una tipologia simile al vecchio cuore di bue, un
dal colorito rosaceo e la polpa piena con pochi semi. Ma oltre ai pomodori, quali sono le altre specie orticole che vanno in campo e che saranno raccolte poi nella primavera successiva? Allora, in questo momento abbiamo pronte, anzi abbiamo già consegnato qualche cosa come piante di zucca, sono quasi pronti i cetrioli, ci sono pronti i fagioli, poi come si diceva anche le lattughe, sono quasi pronti i cavoli. Tra l'altro ricordiamo anche che quest'anno è un anno un po' particolare perché la Pasqua è molto alta, come si dice a Firenze, è quasi al limite, perché il giorno di Pasqua è il 24 aprile ed è quasi il termine ultimo per la Pasqua. Pasqua così alta vuol dire anche che la stagione fredda si protrae poi per tanto tempo. Quindi attenzione, diamo un messaggio anche ai nostri telespettatori: prima di trapiantare piantine così delicate come le piantine di pomodoro ad esempio, ma anche la piantina di zucchina, che hanno bisogno di temperature che siano superiori a un certo grado centigrado, ecco, attenzione, aspettiamo, perché tanto anche se noi dovessimo trapiantare intorno al 20 di marzo in pieno campo o addirittura ai primi di aprile, la raccolta sarà sicuramente garantita. E facciamo anche ancora un'altra domanda al dottor Monaci, agronomo tra l'altro e quindi mio collega: ma quante sono le piantine che vengono prodotte in una serra di questo genere? Allora, i pomodori alla fine di un'annata rappresentano le 300-400 mila unità. Produciamo oltre 1 milione di piante di insalata e 500 mila di piante di cavolo, oltre a 600-700 mila piante fra porri e cipolle. Ecco, tra l'altro ricordiamo che in questo momento stanno crescendo anche le piantine di cipolle che verranno trapiantate fra alcune settimane. Allora ringraziamo davvero il dottor Monaci per la sua professionalità e per le spiegazioni che ci ha dato riguardo a questa struttura. Abbiamo visto oggi come sono le piantine orticole che andranno trapiantate negli orti fiorentini nelle prossime settimane. Vedremo nella prossima trasmissione come invece sono alcune colture tipiche della zona di Firenze e andremo a visitare una delle aziende più grandi della provincia di Firenze, socio della cooperativa di Legnaia. Un saluto allora ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima settimana.